domanda non le faccia pensare io sia un pazioso. Lei ogni volta che viene a Benevento ha sempre detto che ha dato lezioni di calcio, poi per focalizzare il suo personaggio che parla di Capuano lo Spavaldo, ha anche detto che veniva a Benevento a vincere, ma con la squadra così impostata, senza azioni offensive, senza neanche un tiro in porta, come pensava di farlo? Forse su Marte? Grazie. La sua domanda non merita commento, perché è una domanda sarcastica, ingenerosa, impopolare, soltanto frutto di manchevolezza di idee, perché non mi fa una domanda del genere, offende la mia intelligenza. Io non ho mai detto che ho dato lezioni di calcio, non ho mai detto che venivo a Benevento a vincere. Probabilmente lei è talmente incompetente da non conoscere nemmeno il potenziale del Sora, che ho una sola punta in organico che è Pasca e non ho altri giocatori, quindi mi soffermo soltanto su questo e gli faccio i complimenti perché l'ho sentita anche ieri Spavaldo. Io sono una persona che ha costruito quel poco del mio successo sull'umiltà, sul perbenismo e sul lavoro. Mi dispiace che lei dice queste cose, dove dimostra ancheria nei miei riguardi, cattiveria e soprattutto una totale incompetenza. Sul piano dell'incompetenza è una bella lotta tra me e lei, lei fa allenatore, faccio il giornalista. Senta, guarda, se lei vuole continuare io mi alzo e me ne vado. Lei si sta comportando in modo puerile, vergognoso. Lei sono una persona del bene, sono imbecille. Se lo siamo, io sono una persona per bene, è chiaro o no? Ma lei è soltanto vergognoso, un megalomane e un incompetente. Tu sai l'amicizia che ho a Benevento, è chiaro o no? E questo domande preparate da un imbecille. Vabbè, ma rispondi agli altri colleghi. Non rispondi a nessuno, perché sono un imbecille. Lei è soltanto un incompetente. No, ascolti. Lei, no, aspetta. Questo c'è un ignorante, se tu pezzo di merda. Hai capito? Perché tu sei un pezzo di merda. E chi te lo permette? Hai capito? Hai capito? Pezzo di merda! Hai imparato da lei? Ma te lo faccio! Hai capito?